A volte il tempo di reazione può essere essenziale per salvare una vita. Lo è sicuramente nella cura e nella diagnosi di malformazioni cardiache congenite nei neonati. Ed adesso, grazie alla telemedicina e alle due postazioni donate agli ospedali di Bibbiena e di Arezzo, anche nella provincia aretina sarà possibile eseguire un'ecografia cardiologica su un neonato con sospetta malformazione ed avere un consulto immediato ed uno scambio di informazioni e indicazioni con il reparto di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale del cuore di Massa. Le cardiopatie congenite sono, come avete sentito prima, incidenza 8 per 1000, quindi circa un bambino su 100 può essere affetto da una cardiopatia congenita. La necessità di interfacciarsi con una cardiologia come quella di Massa, però accade solo in una minore parte di questi casi. Diciamo che il 3-4 per 1000 di neonati possono avere delle cardiopatie congenite cosiddette critiche, che necessitano di una diagnosi precoce. I tempi in alcune situazioni, cardiopatie congenite critiche, abbiamo poche ore di tempo per decidere, quindi questo è fondamentale. Si tratta di una casistica abbastanza rara, la cardiopatia congenita del bambino, non rarissima come si potrebbe credere, ma che ha bisogno di una seconda opinione, la chiamiamo second opinion, di chi ne vede tante. E nel caso di specie è l'ospedale del cuore di Massa. E poi vogliamo che questa cosa si estenda a tutta la regione, quindi per noi è solo una partenza, è un significato, una best practice che dobbiamo estendere anche ad altre realtà. Un'importante donazione è quella del distretto 108 dei Lions della Toscana, che intendono proseguire su questa strada. Abbiamo nell'ambito della Fondazione Monasteri un socio che è Alessandro Taddei, che curava la parte tecnica, e sapevamo avevano un collegamento con la Bosnia. Abbiamo detto: perché non farlo in Toscana, visto che abbiamo un centro di questa levatura? E proprio di lì è nato questo desiderio di lavorare per dotare almeno un ospedale per provincia della regione toscana di questa postazione. Siamo andati oltre, invece delle 10 postazioni ne faremo 18-19, quindi siamo più che soddisfatti.